Inizio facendo un mix tra un fondotinta bianco ed uno chiaro abbastanza coprente e lo stendo dal centro del viso verso l'esterno. Fisso tutto con una cipria compatta rosata con un piumino. Sfumo questo bellissimo pigmento celeste su zigomi e tirandolo bene verso le tempie. A seguire applico un pigmento blu elettrico poco al di sotto dello zigomo e sempre più vicino all'attaccatura dei capelli. Con una colla per glitter applico su zigomi due tipi di glitter con il doppio riflesso bianco-azzurro. Potete utilizzare anche il burro di cacao come collante. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Con un pennello angolato prendo un turchese e lo applico nella piega palpebrale, portandolo verso l'esterno, ricreando una sorta di onda. Do maggiore gradualità con un ombretto turchese chiarissimo. Adesso con un blu più acceso do più intensità all'attaccatura della piega. Bordo la rima inferiore prima con il turchese e poi con il blu elettrico. Applico una matita nera intensa all'interno della rima. Applico questo bellissimo pigmento panna con riflessi verdi su tutta la palpebra mobile e all'interno del dotto lacrimale inferiore. Faccio una riga sottilissima di eyeliner sulla rima superiore dell'occhio. Applico delle ciglia finte sia sopra che sotto con dei brillantini attaccati sulle punte. Applico un velo di mascara sulle mie naturali. Ed adesso inizia la parte più creativa applicando le perle. Schiarisco leggermente le mie sopracciglia con il fondotinta bianco. Con un acquacolor blu ed un azzurro ricreo le labbra bicolore, applicando prima il blu sui contorni e poi l'azzurro al centro, sfumandoli per bene tra di loro. Una colla specifica gelatinosa che si chiama Ultra Ice, ricopro le sopracciglia e attacco sopra il sale doppio, ricreando l'effetto ghiaccio. Applico gli stessi glitter di prima al centro delle labbra. Con un ombretto blu elettrico ridefinisco bene le mie ossa sul décolleté.
applico questo gel a base d'acqua sui capelli per far aderire il sale, ma giustamente avviene la reazione chimica secondo la quale il sale si scioglie. Quindi decido di creare una sorta di barriera con la colla ultra ice usata prima e di attaccarci poi di nuovo il sale.